Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui. Abbiamo fatto partire, ha fatto partire il filmato lui questa volta, perché di solito faccio le facce di merda così. Esatto. E allora invece mi sono messo una bella cosa. Hai notato che nei filmati precedenti, il primo, una qualità di merda. Il secondo, io c'ho la luce, la fatta tappare in faccia. Secondo, c'è un'aura. Nel terzo mi sembra fatta dell'opera, questa faccia bianca. Bianca, e adesso invece sembra qualità ottimale, vediamo un po'. Qualità... Non è fluido come l'altra volta, ma va bene. Qualità ottimale, allora... Oggi volevamo fare un saluto a tutti quelli che fanno la maturità, guardate il tema, oggi è stato il tema, e tra l'altro io so già che cosa ha fatto il nostro amico mio. Cosa ha fatto? Se io non lo posso dire con certezza, ma secondo me ha fatto quello su Woodstock, il 68. Non sull'amore? Non c'era quello. No, non c'era. niente. Dunque, oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo della cattiva informazione che danno certi telegiornali. Ovviamente. Telegiornali. Quando tu parli di cattivi telegiornali, te ne viene uno solo in mente. Uno soltanto. Il mitico telegiornale che è Studio Aperto. Signore, oggi parliamo di Studio Aperto. La musica di Studio Aperto è fantastica. Fantastica, sembra un talk show. Esatto. Però, dunque, di Studio Aperto... Tanto su Facebook sponsorizziamo che c'è un test... Esatto, che ti dice quale inutile giornalista di Studio Aperto sei. Inutile, sottolineare la parola inutile, perché è veramente, cioè, sono inutile. Esatto, è un telegiornale inutile. Possiamo dire quindi innanzitutto che qualsiasi notizia per Studio Aperto è gigante. Gigante. Allora, cominciamo con le esagerazioni di Studio Aperto. C'è questo giornalista, diciamo il nome, però c'è questo giornalista, è Filippone. Questo giornalista che, come dice il nome, vi tende ad esagerare, è peggio di me per le terme. Allora, è così, un giorno... Perché sua mamma era così, ha visto piccolino... Esatto. Oh, che bello, è Filippone! Filippone, esatto! Niente, praticamente c'era un po' di nebbia, no? Adesso, per andare sulla tangenziale a Milano, servizio. È incredibile. C'è una nebbia impressionante, qui Stefania, delle macchine, più che vederle, se lei sente solo il rumore. Fammi vedere il servizio, 120 metri di visibilità. Sì, cioè vedi la macchina in lontananza. Lui era a Roma, c'era la macchina che partiva da Milano, metteva la retro, c'era il parcheggio. Sì. Dice, ma allora, ma ti rendi conto, sei ridicolo? Ridicolo, esatto. Poi, di Studio Aperto... Quelle delle morte. Allora, io dico, quando tu, quando perdi qualcuno, che hai magari una tragedia in famiglia, sicuramente non hai voglia di vedere quei rompicoglioni di giornalisti. No, tu vedi questo qui, magari gli hanno ammazzato la moglie, no? Quest'uomo disperato... Come si sente? Ma secondo te come mi sento, cazzo? la cosa forte, io non capisco quelle persone che dicono è una cosa orribile, cioè io mi incazzerei. Cioè, è odioso fare violenza. No, non è così, perché fare violenza a persone che hanno appena avuto una tragedia. Non è giusto. No, è vero. Non è giusto. E poi, Studio Aperto, un'altra cosa bellissima, è che è l'unico telegiornale che devi guardare se vuoi credere che al mondo esiste solo sport, figa, e non so, la bella vita, esatto, lucignolo, e il maltempo, è correlato con il maltempo. Luglio, è normale che la temperatura si alza un po', il termometro segna 23 gradi, è emergenza caldo, esatto, il servizio. Poi tra l'altro danno i consigli per il caldo, mi raccomando, vestitevi leggeri e bevete sempre. No, pensavo di mettermi un maglione di flanella, uscire, pensavo di bere ogni 6-7 ore, ma davvero, cioè... E poi no, poi abbiamo quei servizi fantastici, no? Una giornata di Studio Aperto, no? Un'edizione di Studio Aperto, si apre col giornalista con la faccia truce che dice: a Milano oggi è stata ammazzata una bambina investita in un'auto pirata. Continuano gli stupri come quello della Caffarella. 52 senegalesi, probabilmente comunisti, hanno stuprato tre ragazze nelle vicinanze di Udine, Roma e Milano. Ma passiamo ai cani randagi. In Italia è scoppiato il fenomeno, questi cani sembrano completamente impazziti. Inoltre è caduta una seggiovia. E poi? Ma alcuni si è rifatto il seno, vediamo se è pensato. Cioè, passano di pale... Di palo in frasca. Di palo in frasca. Passano di palo in frasca, esatto. Passano di palo in frasca, nel senso... Allora, una nuova prima notizia di pagina. Hanno invenduto il calciatore a Milan, secondo notizia. È morto il padre Pio e... Ma c'è, allora, cazzo. Esatto. Vabbè, ma poi la musica, allora, della morte... Mille servizi avranno fatto. Sì, ma... Della morte di Lady Diana. Lady Diana, brutto. Cioè, io faccio la musica, lui fa che cosa, ma... Musica. Aspetta che uscite, perché esco, perché... E viene il decennale di Lady Diana. No.
Oggi ricorre il decimo anniversario della morte di Lady Diana. Lei, superba principessa, superba Cenerentola, la cui vita si è conclusa in una zucca di lamiere contorte. Cioè, questo allora, è stato detto veramente, non me lo sono inventato io. Imbecille. È stato detto veramente. Ora, io mi auguro che sia stato, come si può dire, licenziato questo. No, perché sì. Poi, sempre parlando di giornalisti di merda, allora, quando c'è stato la tragedia due mesi fa del terremoto in Abruzzo, è stato mandato in onda Matrix, un servizio, probabilmente lo trovate anche su YouTube, è stato... fatto notare da Striscia Notizia, io non so il video su che sotto quale nome sia stato postato, però sta di fatto che, non so se l'hai visto, c'era questa giornalista assolutamente indiscreta, questo il giorno dopo il sisma, lei andava a bussare nel cuore della notte, probabilmente le due di notte. Ehi, signora! Cioè, no, erano in macchina, no? Le bussava, aprivano queste persone sconvolte, l'ho visto, per il sonno, sconvolte per tutto quello che era accaduto. No, che due di notte, sono state proprio notti inoltrate, sì, forse anche quattro, più, cioè... Tu così invece cioè, la signora così con la bavetta e lei arriva ma mica la signora che signora si spaventa e apre basta e fa fare la fella signora mi dica come mai state dormendo in macchina? Cioè nel senso risposta mi sembra più che scontata, cosa devi dire? La mia casa è stata distrutta, dove vuoi che dormo? Seconda domanda, ma assonnato, voi che dormite in macchina non provate un po' di dolore per tutte quelle persone che stanno dormendo in tenda? Cioè, la risposta non è a parole, ma è a gesto. La risposta è un vaffanculo. Cioè, io non mi chiedo come sia possibile che quelle povere di Cristi, che erano in macchina, non le abbiano chiuso con forza la testa. E quell'altro giornalista che si è messo in mezzo alla strada, c'era l'ambulanza, doveva uscire e lui fa, bene, stiamo facendo un servizio inutile, guardate in giro intanto l'ambulanza... morto davanti a lui non ci passava. No, no, poi invece un tizio, un giornalista, ha voluto intervistare il capo dei Vigili del Fuoco. Ma il capo dei Vigili del Fuoco era appena successo a poche ore, era un po' in apprensione. C'erano ancora le scosse di assestamento. Sì, che poi, questo, un minuto prima che ci fosse la seconda scossa, quella grande, no? Quella molto potente, dopo la prima... il giornalista ha intervistato il capo dei Vigili del Fuoco. Ma dici, tua moglie come si chiama? No, domande inutili. Il capo dei Vigili del Fuoco, guardi, io non posso stare qui, perché insomma... il capo dei Vigili del Fuoco, questo non ha bisogno di me. Sì, no, fa fare interviste. No, allora, comincia a fargli delle domande, a un certo punto... Scossa. Il capo dei si muove anche... No, guarda, devo andare... Ma no, aspetti, vieni qui! Il Vigili del Fuoco, no, devo andare a salvare vite! No, venga! Che arriva il pompiere, che salutiamo i pompieri, che sono eroi nazionali, che... No, è vero, perché si è parlato dell'inadeguatezza, della protezione civile, tutto, però comunque c'era... La protezione civile sarà stata inadeguata, però erano lì. C'era anche la protezione civile di Povia. Io penso. Veramente? Sì, davvero. Ma comunque, è vero, c'è stata critica, non sono stati preparati, però comunque bisogna comunque dare... ringraziare tutte quelle persone che hanno fatto veramente qualcosa. Basta, troppo serio, basta. Esatto. Dai, è un momento quando supera queste cose, ci vuole la sieta. Quindi arriva il pompiere, no? Quando il capo dei Vigili del Fuoco è trattenuto a questo tizio, il pompiere, che lo stacca e fa. Oh, ma te ne vai, andiamo riammazzato, li mortacci, tu vattene a fanculo. Va bene. In diretta questo fantasma. Ma poi sempre parlando dell'esagerazione di studio aperto. Siamo a Milano, ci sono 20.000 centimetri di neve, si inquadrano per terra, cioè... Ci sono giusto una squadratina delle fughe del porto. Esatto, no? Proprio lì. Esatto. 20 centimetri di neve, quale macchine non passano, intanto dietro le Ferrari. Sì, intanto le Ferrari, i motorini. Cioè, non veramente... questo era sempre il grande Filippone. Salutiamo il grandissimo Filippone, continua così. Ultima parola. C'è una giornalista in particolare che a me sta veramente sul cazzo, che si chiama... Scusami, come se ci vedesse. Ma se ci vede, col cazzo suoi. Silvia Vada. Siamo qui a parlare di nuovo dell'omicidio di Cogne dopo 16 anni e volevo ancora dire una cosa. Abbiamo scoperto che c'entrano qualcosa dei sabocchi vedi il signore Agostino. Sì, andiamo a chiedere al signore Agostino che cosa ne pensa. Ma che cazzo ecco, è? Sono il signore Agostino, adesso 20 anni fa mi sembra ho un negozio di sabò, mi sembra di aver tenuto un sabò, però non posso dire chi. Ma come non può dire chi? Ma no, questo è sciacallaggio, signori. Comunque, no, veramente, 20 anni che parlano di quella cosa, chi se ne frega che morisse lei e tutta... Allora, pensate che quando si sparano a cazzate, non scherzando, siamo già a 9 minuti qua. Oh, cazzo, velocissimi! Poi ci vediamo qui, ciao. Appuntamento! Ciao a tutti!